Carlo Levi, torinese, uomo di cultura laica che si oppone con le sue idee al regime fascista, viene condannato nel 1935 a 3 anni di confino in Lucania, una terra di contadini lontana e separata dal mondo della storia, dove sembra che Cristo non sia mai arrivato. È più vicina qui l'America degli emigranti, sola speranza di una vita migliore, che non l'Italia e il governo di Roma. Passano i mesi e le stagioni. Si moltiplicano gli incontri con la gente del luogo. Giungono attraverso i discorsi del podestà Don Luigino gli echi di una guerra che si sta combattendo contro l'Abissinia. Una breve visita della sorella consente al confinato Levi di confidarsi e di parlare con qualcuno di quanto ha appreso dalla propria esperienza quaggiù. È in questo angolo remoto dell'Italia che ha scoperto una vita, una civiltà, un'umanità fino allora non conosciute. È lì che ha imparato il senso della sofferenza, della rassegnazione, della tragedia. Ed è laggiù che avvertirà più forte il peso di ingiustizie secolari e risalirà alle ragioni di queste ingiustizie cercandone le giustificazioni storiche e culturali. Da un colloquio tra il confinato Carlo Levi e il podestà Don Luigino, tutto ciò viene messo in risalto con drammatica evidenza. È passato quasi un anno dal suo arrivo a Gagliano e Levi si è ormai inserito nella vita di quella comunità. Ha stabilito un rapporto profondo con quella gente, alla quale, malgrado il divieto delle autorità, riesce anche a prestare la sua assistenza di medico. Sì, sta male. Embriaco pure la notte di Natale. Va a vedere tu, va. Presto, presto, Don Traiela. Stanno tutti aspettando a voi. Sta arrivando. Andiamo, andiamo. Andiamo, Don Traiela, andiamo. Cari fratelli, miei carissimi fratelli, fratelli miei. Guarda, guarda, ma che ti dici? Eh? È ubriaco, ubriaco. Miei cari fratelli, io ero venuto qua con animo pastorale per parlare un po' con voi, mio gregge dilettissimo, in occasione di questa santa festa. Avevo preparato una predica bellissima, mi sia concesso di dirlo in tutta umiltà. L'avevo scritta per leggervela, perché io ho poca memoria. L'avevo messa in tasca, ma adesso non la trovo più. L'ho perduta e non mi ricordo più niente. E come faccio adesso? Che cosa potrò dire a voi, miei fedeli? Che aspettate da me una parola di fede? Lo povera me. Le parole mi mancano. È uno scandalo!
è la profanazione della casa di Dio. Gesù mio, Gesù, in quale imbarazzo mi trovo per mia peccata. Aiutami tu, mio Signore Dio. Fammi uscire da questo malapasso. Muoveremmo come va a farmi. Ah! Ah! Miracolo! Miracolo! Gesù mi ha voluto sentire! Ecco qua, è la parola di uno di voi, di un figlio di questo paese, della migliore, la più fedele delle mie pecorelle. Questo è un sacrilegio, ubriaco in chiesa sì, la notte di Natale. Aspettate, aspettate. Il Santo Natale si avvicina e il mio pensiero vola verso Gagliano e verso tutti gli amici e i compagni del paese che sicuramente saranno riuniti nella nostra piccola chiesetta ad ascoltare la Santa Messa. Qui noi combattiamo per portare la nostra santa religione a queste popolazioni infedeli. Noi combattiamo per convertire alla vera fede tutti questi pagani e portare loro la pace e la beatitudine eterna. Io non posso accettare le ragioni date da questa lettera, che si sta combattendo per portare la nostra santa religione a quelle popolazioni. Gli abissini sono cristiani. Sono negri gli abissini. Credono in Dio. Insomma, c'è poca differenza tra la nostra religione e la loro. Sì, noi lottiamo perché vogliamo avere più terra da lavorare, perché ne abbiamo bisogno. E in ogni modo, comunque, io vorrei che il giorno di Natale fosse giorno di pace e di serenità per tutti quanti, anche per i nostri nemici. Basta, la misura è colma, andiamo. Discorsi sovversivi in chiesa, noi non li tolleriamo. Ma dobbiamo fare un esame di coscienza. Dobbiamo chiederci se abbiamo fatto il nostro dovere per ascoltare con purezza di cuore la parola di Dio. Ma voi siete malvagi. Siete peccatori. Voi non venite mai in chiesa. Non fate mai le devozioni. Voi cantate delle canzonacce sporche. Voi bestemmiate. Non battezzate i vostri figli. Non vi confessate mai. Non vi comunicate. Non avete rispetto per i ministri del Signore. Voi non date a Dio quello che è di Dio. Ed è per questo motivo che la pace non è con voi. Pax in terra, hominibus bone voluntatis. Voi non sapete il latino. Che cosa significa? Vuol dire che in questo giorno, vigilia di Natale, avreste dovuto regalare un piccolo capretto al vostro pastore, secondo l'usanza. Invece non l'avete fatto. Perché siete miscredenti. Perché in voi non c'è la buona volontà. E così non avrete la benedizione del Signore. Pensateci dunque, pensateci e portateglielo al vostro pastore, il suo capretto. Pagategli i debiti per i suoi terreni che gli dovete dall'anno passato. Se volete che il Signore vi guardi con misericordia, che ponga la sua mano sul vostro capo e faccia scendere la pace nei vostri cuori.
Soprattutto se volete che la pace ritorni nel mondo. E che finisca questa guerra che vi fa trepidare tutti per la sorte dei vostri cari. E per quella della nostra amatissima patria. Andate a Caglianello e quando gli hanno non vi faccio tornare più, farò la mia. Concetta mia, è la piscina, è per te spero che già tu la sa vicina. La saremo vicino a te, ci daremo una scavata e una scavata. Aperto. Vieni, vieni avanti. Siedici un momento. No, c'è in fretta che ci sta mio fratello che sta molto male. Abitiamo al Pandano. Ho portato anche i cavalli, sta qui fuori. Vedi, da Matera è arrivato l'ordine che io non posso esercitare. Allora, rivolgiti ai medici di qui. È così. No, dottore. Solo voi lo potete salvare. Andiamo da questo. Le posizioni da Matera sono tassative, non lasciano dubbi. S'accomodi, don Carlo. Prenda un caffè. No, prima vorrei risolvere questo problema, grazie. A Matera non sanno la benedizione che lei è per questo paese. Danno retta alle lettere anonime, ma vedrà che col tempo cambiano. Ma qui devono cambiare subito, che mio fratello sta morendo. Allora cosa decide, don Luigi? Io non posso assumermi questa responsabilità. Ho troppi nemici. Se la cosa si viene a sapere, io vendo il posto. Vai a chiamare uno dei medici di qua. Ma qui non sono buoni. Ha ragione. Lo zio è troppo vecchio e l'altro non parliamone. E poi, con questo tempo senza strade, non ci vorranno andare. Ho capito, ho capito. Allora cercarlo io. Don Carlo, me la prendo io la responsabilità. C'ho la dichiarazione degli altri dottori che dice che loro sono malati. Sì, sì, va bene, vengo subito. Ehi. Thank you.
peritonite avanzate. Anche portare la matera sarebbe inutile, non arriverebbe. E gli faccio un'iniezione per calmargli i dolori. Ecco, fate bollire la siringa. Questo non è il nostro esquisito, non tu, non vita eterna. Amen. Don Carlo. Stanotte nel pantano. Non ho potuto fare niente. Nemmeno per i morti mi chiamano più. Suonerò la campana per lui. Ha visto dove sono stato relegato? Sono al confino, come lei. Sì. E chi è venuta al mio posto? Lei l'ho conosciuto per caso? No. Non dimentichi di venirmi a trovare qualche volta. Sì. Ci conta. Sì, così le porto anche il libro che mi ha imprestato. Ah, lo tenga come ricordo. Va bene, grazie. Adesso vado. Devo andare a suonare la campana.
Ci vuole te lavare l'unica cristiana buona che ci ha aiutato. Don Carlo, ci cura a voi! Tanto sono piedi in caciù! Vi assicuro che non si poteva salvare. Don Gallo, voi parlate così che non voglio tenere buono. No, ma io non voglio tenere buono nessuno. Io dico che non si poteva salvare. E se succede un altro stesso caso, uno che si può salvare, come faccio? Don Gallo, noi firmiamo una carta, vogliamo a voi come medico. Ecco, questa è una cosa che si può fare. Allora, andate a dirlo agli altri che sono in piazza. Gli dica questa cosa e fateli tornare a casa. Perché sennò salgono i carabinieri e sparano. Questa è una cosa. No, 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 è una cosa che si può fare. Ecco, questa è una cosa che si può fare. Il dottore Cristiano Boni ci aiutava, ci aiutava. È scritto di roba, alla casa, tutto qua alla casa. Ma ne abbiamo alla casa, ma io arrivo in carabinieri che sparano, alla casa, calma, calma, casa. Mannaggia a voi, mannaggia! Siete venuti tutta la casa, che il dottore non ci ha pensato lui, che se non vanno i carabinieri a sparare. Siete venuti alla casa, siete venuti alla casa, siete venuti alla casa, siete venuti alla casa, siete venuti alla casa. E quello sarei io e quell'altro agibilisco. Astasi. Alto là! Fermi tutti! Tu non puoi curare i malati! Non ci sta lo permesso da Roma! Quelli sono i dottori! Via, via! Mascalzoni, me la farò pagare. Parola. Tocca lo malato! È legittimamente tornato a noi! Cominciamo l'operazione! Guardate questa qua, un passo in tre! Una! Buona! Chi faceva me? Io facevo tu. Io! E tu cosa facevi? Io erano le femmine! E tu cosa? Come? Come? Alla donna! Io facevo il malato! Don Carlo, sta roba ci cosa mi ha fatto? E buttatela nella fossa del bersagliere! Nella fossa del bersagliere! Adesso prendi la medicina, eh?
Sì, fallo per la zia, amore, so. Pochino, pochino, non solo. Ah, non hai bisogno della medicina, papà. No, non ci penso nemmeno. La legge è uguale per tutti. Il divieto vale anche se si ammala la figlia del podestà. Gli devo dire così? Sì. Va bene. Uno solo per zia tua, dai, su. Uno, pochino, pochino, pochino. Un poco, su. Ecco, uno per me. Uno per te. Dici che il divieto vale per tutti. Digli che da me deve venire, perché io rappresento l'autorità e quindi qualche cosa al di sopra della legge. Va, va! Hai preso la medicina. Brava, brava Annuccia. No, no, no. Io gli curerò la bambina solo a condizione di poter curare qualunque abitante di questo paese. Vaglielo a dire. Riferirò. Prima curi mia figlia, poi si vedrà. Digli che va bene, curerà la bambina e quelli che vuole lui. Va bene, va bene. Bravo, Angolo, bravo. Succede al paese? O campana, ehi! Ma io, niente che sono di campana nel paese, che succede? Cioè? Italiani,
e amici dell'Italia, al di là dei monti e al di là dei mari, ascoltate! Il maresciallo Badoglio telegrafa, oggi 5 maggio alle ore 16, alla testa delle truppe vittoriose, sono entrato in Addis Abeba. Annuncio al popolo italiano e al mondo che la guerra è finita. Ufficiali, sottufficiali, gregari di tutte le forze armate dello Stato, in Africa e in Italia, camicie nere, italiani e italiane, il popolo italiano ha creato col suo sangue l'impero. Lo feconderà col suo lavoro. Lo difenderà contro chiunque con le sue armi. Madonia Carmela! Borusso Vincenzo! Libero! Rossini Mario! Auguri. Auguri, professor. Tanti auguri, professor. Levi Carlo. Pure Don Carlo, hai visto? Complimenti, auguri. Firmato, tutto finito. Complimenti e tanti auguri. Don Carlo, sono molto contento per voi. Tutto così improvviso. È finito? Sì. E per quei due lì nessuna amnistia? Don Carlo, quelli là sono due comunisti, come ve lo devo dire? Tanti auguri, Don Carlo! Tanti auguri, ti compriamo, finalmente! Don Carlo,
quel viaggio, torna per di aspetta. Ciao Rocco, ciao. Ciao, 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 andate. Va bene, andate che piove adesso, andate. Fermati, ciao, portatelo via da piove. Ciao. Sai cosa mi aspettavo da questa città? Questo mondo, con tutti i suoi interessi, attività, speranze. Non mi tocca per niente. E non ti toccherà mai più, caro Carlo, se continui così. Sei su una strada sbagliata, Carlo. Ti isoli, non vuoi più vedere i tuoi amici. Ma perché? Loro cercano continuamente di te. Hanno, avete bisogno di parlare assieme. Ma sì, lo so. Ma qualcosa è cambiato. C'è poco da fare. Il linguaggio che loro usano, tutto... Sarà che adesso li sto a sentire con l'orecchio da contadino. Guarda, Carlo, che non esistono soltanto i contadini a questo mondo. Ma cerchiamo di intenderci su questo termine. Quando io dico contadino, dico tutti quelli che fanno le cose, le amano e se ne contentano. Insomma, tutti quelli che producono. Allora anche gli operai sono contadini? Certo, anche loro. E gli altri? Ah, gli altri. Ti ricordi Don Luigino, il podestà di Gagliano? Ecco, gli altri sono come lui, sono Luigini. La piccola borghesia, con tutte le sue varianti, specie, sottospecie. La struttura stessa del nostro Stato è Luigina. Beh, allora mi sembrano un po' troppi. Vinceranno sempre loro. No. No, sono soltanto una lieve maggioranza, diciamo il 51%. Perché ogni Luigino ha bisogno di uno che produce per vivere, per succhiarlo e nutrirsene. E stanno ben attenti che la stirpe contadina non si assottigli troppo. E tu cosa sei? Sono un intellettuale progressivo, non il Luiginito, almeno per ora. Gramsci è un contadino. Gobetti, Rossi, Salvemini sono contadini. Capisci cosa voglio dire? E le donne? Quelle vere, non finte, anche loro. Anzi, io penso che a volte la natura delle donne è più contadina di quella degli uomini.
anche io allora. Ma sì, certo, anche tu. Evidentemente 15 anni di fascismo hanno fatto dimenticare a tutti il problema meridionale. Non dire, se ne parla. Ma certo col solito pessimismo vittimistico dei meridionali di una volta, ma se ne parla. Dopotutto il problema è prettamente economico, tecnico. Bonifiche, irrigazione, opere pubbliche, industrializzazione, naturalmente, scuola, ospedale, certo, quello che bisogna fare, lo sappiamo già. Sì, sì, sì. Sono tutte ottime cose, ma che secondo me non risolvono il problema. La colonizzazione interna del Mezzogiorno potrà dare discreti frutti materiali, ma ridurrebbe appunto il meridione a una colonia. Diciamo la verità. Questo sud è un peso morto per l'Italia, con una tradizione di servitù come quella Borbonica. Certo non si può trasformare tutto con una bacchetta magica. Bisogna modificare gradualmente la gente, con provvedimenti dall'alto, con un piano, naturalmente con più democrazia. Soprattutto con più democrazia. Il fascismo non ha fatto altro che peggiorare le cose del meridione, lo ha borbonizzato di più. Quindi la prima cosa da fare per liberare il meridione dalla sua servitù quella di liberare tutta l'Italia dal fascismo. Sì, sì. Ma in un paese di piccola borghesia come l'Italia, dove l'ideologia piccolo borghese è andata contagiando anche le classi popolari cittadine, è probabile, purtroppo, che le istituzioni che seguiranno il fascismo, ma anche le più estreme, apparentemente rivoluzionarie, o per evoluzione lenta, o per opera di violenza, è probabile che finiranno per riprodurre le stesse ideologie piccolo-borghesi, perpetuando e magari peggiorando sotto nuovi nomi e nuove bandiere l'eterno fascismo italiano. Ma io credo che senza una rivoluzione contadina non avremo mai una vera rivoluzione italiana e viceversa. A me pare che voi dimentichiate che il problema meridionale non è altro che un caso particolare di oppressione capitalistica che senz'altro la dittatura del proletariato potrà risolvere. Sono tutti degli adoratori più o meno inconsapevoli dello Stato. Lo Stato inteso come qualcosa di trascendente alle persone e alla vista del popolo. Tirannico, paternamente provvidenziale, dittatoriale o democratico, ma sempre unitario, centralizzato e lontano, soprattutto lontano. Di qui l'impossibilità tra questi politici e i contadini di intendere e di essere intesi. Insomma, tu cosa ne pensi? Io penso che comunque lo Stato, come voi lo intendete, è l'ostacolo fondamentale perché si possa fare qualsiasi cosa. Non può essere lo Stato a risolvere la questione meridionale, perché quello che noi chiamiamo il problema meridionale non è altro che il problema dello Stato. Fra qualsiasi tipo di Stato e l'antistatalismo dei contadini, ma ci sarà sempre un abisso, che si potrà colmare, forse, se si riuscirà a creare una forma di Stato di cui i contadini si sentano parte. Finché Roma governerà Matera, Matera sarà anarchica e disperata, e Roma disperata anche lei e tirannica. Quando tu parli di Stato, caro Carlo, pare che qualsiasi Stato, fascista, liberale, comunista, sia la stessa cosa. Ora mi pare che c'è una certa differenza. Altrimenti perché tanti di noi sono in galera e tu stesso sei stato al confino? Ecco, proprio per questo dovremmo ripensare ai fondamenti stessi dell'idea di Stato e al concetto di individuo che ne sta alla base e al tradizionale concetto di individuo giuridico e astratto. Sostituire un nuovo concetto che esprima la realtà vivente. L'individuo non è un'entità chiusa, ma un rapporto. È il luogo di tutti i rapporti. Individuo e Stato dovrebbero coincidere nella pratica quotidiana per poter esistere entrambi. E questo capovolgimento in politica, fra l'altro, è l'unica strada che
ci potrebbe consentire di uscire dal giro vizioso di fascismo e antifascismo. Questa è anarchia. Ma per piacere, vuoi dirci come sarà realizzabile in terra questa tua utopia? Bisogna che ognuno conquisti la propria autonomia. Ma, un momento, l'autonomia del comune rurale non può esistere senza l'autonomia della fabbrica, della scuola, della città, di tutte le forme della vita sociale. Queste sono le cose che io pretendo di avere capito in un anno di vita sotterranea.